il pipì di Hakim. Roma, stazione Tiburtina. Questo ragazzo ha 17 anni, è in Italia da 5 giorni, alla Scabbia. Il dottor in clinico posi, dei tigrini. Le strutture che dovrebbero ospitare i migranti sono al collasso. Qui, al centro Baobab, decine di volontari fanno un lavoro enorme per rendere accettabile la vita dei profughi, ma non è facile senza l'aiuto delle istituzioni. L'emergenza assolutamente continua, per noi è importantissimo che questo si sappia, per l'emergenza non c'è vacanza, per il volontariato non c'è vacanza, quindi stiamo comunque ancora ospitando queste persone. Il comune però lancia per la prima volta da quando è iniziata l'emergenza l'allarme. Roma non può più ospitare altri immigrati. C'è preoccupazione per la possibile diffusione della TBC. Di pazienti che vengono già in una situazione di grossa difficoltà dal punto di vista psicofisico, quindi immaginatevi anche un livello delle difese immunitarie molto basso. La scabbia qui è diventata una malattia all'ordine del giorno e il sindaco Ignazio Marino ha deciso di intervenire in prima persona sull'argomento. Sono così preoccupato per gli aspetti igienico-sanitari che ho sollevato questo problema personalmente. L'emergenza profughi si concentra tutta qui, alla stazione Tiburtina. C'è il centro Baobab, la Tendopoli e poi da qui arrivano e partono ogni giorno decine e decine di profughi. I numeri sono incontrollabili. A Tiburtina negli ultimi giorni c'è stato un enorme aumento degli arrivi, gestito solo dai volontari con pochissime risorse. Ma la situazione resta molto, molto difficile. Chiaramente i flussi continuano, gli sbarchi continuano, quindi si viene da immaginare che la situazione non sarà tanto temporanea.